uno degli 8 vincitori di Area Sanremo, Andrea Maestrelli. È vero oppure non è vero che sei uno dei vincitori? Per me ancora non è vero, quindi lascio a voi il resto. Senti, guardate, è una canzone che è già uscita anche in radio, è uscito il videoclip, è disponibile su iTunes. Una bella canzone, un po' differente rispetto a quello che hai proposto in passato. Sì, abbiamo cercato un nuovo sound, rimanendo sempre però sul mio mondo, soprattutto per quanto riguarda la scrittura e su come posso giocare sulle parole, sui concetti e su tutto quello che fa parte della mia quotidianità. Quindi questa cosa che è tipica dell'È arrivato Remo è rimasta. E quindi niente, c'è un'evoluzione, logicamente, perché poi lavoreremo al secondo album e quindi ci siamo mossi anche su altre strade, ovviamente. Senti, Area Sanremo è stato sicuramente un passo molto importante, anche perché siete partiti, forse eravate quasi 1000, poi 145, sei arrivato tra gli 8. Secondo te cosa ha colpito del tuo brano? È colpito sicuramente il sound, è accattivante, quindi fa piglio, come si dice dalle mie parti. E Area Sanremo poi è stato difficile, è stata un'esperienza molto difficile, perché partire in 1000 e poi arrivare tra gli 8 è stata veramente lunga, faticosa, però anche gratificante, quindi sono contento di come mi sono posizionato, quindi adesso vediamo, ma la soddisfazione è tanta. Senti, io sono curioso anche di conoscere quelle che sono le tue sensazioni, anche perché non è la prima volta che arrivi, diciamo, molto vicino al festival. Ricordo come nel 53, qualche anno fa, che sfiorò il palco dell'Ariston. Siamo qua, un'altra volta, la quarta, quindi c'è ancora tanta strada, se va bene, perché ci leviamo delle soddisfazioni ancora più grandi e continuiamo a fare questo lavoro, ovviamente anche se non dovesse andare, perché viviamo di musica e quindi non sarà un Sanremo sì, un Sanremo no a farmi smettere. Grazie Andrea. Grazie a voi.